Una notte ho bussato a una porta. Mi ha aperto Van Gogh, che disegnava come me. A Shenzhen, a migliaia di chilometri dai Paesi Bassi, il culto di Van Gogh è più forte che mai. Dafen è una piccola città nella città, in cui 10.000 contadini, convertiti in pittori, riproducono su tela 700 copie al mese dei capolavori del pittore olandese. A commissionare le riproduzioni sono i proprietari di negozi di souvenir turistici di Amsterdam, spesso spacciandosi per galleristi. Attraverso la macchina da presa di Yu Aibo e Kiki Tianqiyu viviamo la parabola di Cao Xiaoyong, dall'industrializzazione del suo lavoro di copista al suo viaggio in Europa con conseguente presa di coscienza del proprio sfruttamento e della qualità delle opere autentiche di Vincent van Gogh. I registi approfondiscono la vita del pittore di bottega e del suo culto per Van Gogh, idolatrato in ogni suo gesto e nelle sue ingenue aspirazioni di artista amplificate dal viaggio iniziatico. Un racconto toccante sulla limitatezza degli orizzonti di chi è meno fortunato, che diventa una riflessione più profonda sul senso dell'arte e della sua riproducibilità. Nell'epoca della trasformazione di Vincent van Gogh in una sorta di pop star maledetta, un brusco ritorno alla realtà del business che si cela dietro le quinte.